Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete oggi ancora sul canale di Prince Luca Tech e finalmente parleremo di iPhone X. Ma prima devo dirvi che, come potete notare alle mie spalle, è cambiato il colore del fondale. Sì, perché per il mese di febbraio, come nel progetto del video che vi lascio qui in alto a destra, sono andato a dire che avrei scelto un colore per ogni mese. Per febbraio il colore più indicato mi sembrava questo azzurrino cielo, che a me piace davvero tantissimo. Quindi ragazzi, direi di non perderci in chiacchiere, iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto e noi ci vediamo subito dopo la sigla. Oh, finalmente parliamo di iPhone X. E sì ragazzi, era ora, perché lo posseggo dall'incirca un mese. Sì, l'ho acquistato con qualche giorno di ritardo e quindi ho aspettato le maledettissime 5 settimane per possederlo. Ma finalmente sono qui a parlarvene, non tanto in una recensione, perché YouTube Italia se ne cade di questo tipo di video, ma voglio più che altro dirvi e spiegarvi se ne vale la pena acquistare iPhone X di questo periodo dell'anno. Direi di partire col suo design. Questo, almeno per me, è assolutamente un punto a suo favore, perché amo letteralmente il notch e il semaforo che abbiamo alle spalle. Sì ragazzi, è così che li hanno chiamati nel gergo qui su YouTube Italia, ma io li amo letteralmente. È vero, avrebbero potuto ricreare qualcosa un po' di più particolare, mantenendo sempre lo stile orizzontale per quanto riguarda le fotocamere, ma devo dire che questo non mi dispiace affatto. Per quanto riguarda la qualità costruttiva, Apple ci ha sempre abituato bene. Sì, infatti sono costruiti magnificamente, senza la minima sbavatura. Si fondono tranquillamente il vetro anteriore con la barretta in acciaio e il vetro posteriore. Quindi ragazzi, sotto questo punto di vista non preoccupatevi assolutamente, perché il vostro dispositivo sarà perfetto in tutti i minimi dettagli. Passando da un iPhone 6S a questo gioiellino, ho notato l'assenza del jack 3,5. Sì, perché come molti di voi sapranno, registravo interamente l'audio con un microfono esterno direttamente sul mio iPhone 6S. Con questo, che inoltre sta registrando questo video in modo da farvi capire come funziona il 4K a 60 fps, ho bisogno di un adattatore, cosa un pochettino scocciante, non più di tanto che va ad incidere durante l'utilizzo di tutti i giorni, ma al mio MacBook Pro, che ho migliaia di adattatori da portarmi in giro, si è aggiunto anche il mio iPhone X. Per quanto riguarda il display, è assolutamente fantastico. Abbiamo un AMOLED che, ragazzi, è qualcosa di strepitoso, riproduce tutti i colori assolutamente naturali e che quindi riuscirete a visualizzare i video e le immagini assolutamente ad una qualità incredibile. Passando sul retro, oltre al semaforo che purtroppo non ha i classici tre colori, ma questa è una rimodernazione della Apple, scherzi a parte ragazzi, abbiamo un pannello totalmente in vetro di colore grigio siderale, almeno nel mio caso. A dir la verità, preferisco tantissimo il colore bianco, mi piace tanto, ma non lo vedevo indicato a tutta l'attrezzatura che utilizzo tutti i giorni. Tutto si stabilizza un pochettino sul nero e quindi ho deciso di prendere questa colorazione. Vetro posteriore che ci dà la possibilità di ricaricarlo tramite wireless, ma io sto aspettando letteralmente la basetta di ricarica che farà uscire la Apple a breve, perché ci darà la possibilità di ricaricare Apple Watch, iPhone X e le future Apple AirPods di seconda generazione. Dato che abbiamo tirato in ballo le Apple AirPods, non posso che abbinarle perfettamente a questo iPhone X. Sì, perché iPhone X, non avendo jack 3,5 e dovendo ascoltare l'audio solo tramite connettore Lightning, se abbiamo la voglia e la necessità di ricaricare il nostro smartphone, purtroppo non possiamo farlo e quindi sono assolutamente perfette per questo dispositivo. Per quanto riguarda i video, come potete vedere, stiamo registrando in 4K a 60 fps. Tenete conto anche del crop che fa automaticamente YouTube, ma ritengo che questa fotocamera, ovvero questa videocamera, sia un ottimo prodotto per cominciare a fare video su YouTube o cominciare a fare dei video un pochettino più professionali. Per quanto riguarda il Face ID, mi sono trovato assolutamente bene. Non ho trovato alcun momento in cui esso non mi riconoscesse. Anche a letto, schiacciato con la faccia sul cuscino, riesco tranquillamente a sbloccarlo. L'unico momento in cui non sono riuscito a sbloccarlo è con questa felpa o con altre felpe del genere, quando vado a portarla assolutamente chiusa, che va a coprirmi la bocca, lui non riesce a riconoscermi. Ma con gli occhiali, qualsiasi tipo io abbia provato, Oakley, Rivace, qualsiasi altra cosa del genere, mi ha sbloccato tranquillamente, senza alcun problema. Bene ragazzi, che dirvi, siamo giunti alla fine di questo video, ma io prima devo dirvi se ne vale la pena acquistare questo iPhone X di questo periodo dell'anno. Beh,
Al prezzo di vendita della casa di Cupertino di 1189 euro, assolutamente no. Mentre vi lascio un link qui sotto in descrizione per un acquisto su Amazon, ma in giro potete trovarlo anche a prezzi un pochettino minori, basta che guardate un po' il mercato, ma al link qui sotto lo troverete intorno ai 950-1000 euro, quindi un prezzo assolutamente ottimo per il prodotto che state acquistando. Beh, siamo giunti alla fine di questo video, che dirvi ragazzi, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanella perché non fa mai male, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto, seguitemi su Facebook, Instagram e Twitter e commentatemi qui sotto facendomi sapere le vostre opinioni riguardo questo dispositivo. Io vi saluto e vi dico che noi ci vediamo domenica prossima, sempre qui sul mio canale YouTube.